Grazie a tutti per essere organizzata dal gruppo Lavoro e Libertà. Io sono Panarari Cristian e sono il coordinatore di questo gruppo. Questa entità si è formata 5 giorni fa da liberi cittadini, da imprenditori, esercenti, lavoratori del mondo dello sport, della ristorazione e dello spettacolo, in maniera totalmente spontanea e distaccata da qualsiasi logica di partito, sigla o movimento. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di far sentire la voce delle attività più penalizzate e dei loro collaboratori, attività maldestramente definite non essenziali. Pur capendo la gravità della situazione sanitaria, riteniamo che stia prevalendo un forte senso di confusione, paura e angoscia che non è più giustificabile a 9 mesi dall'inizio della pandemia. Pensiamo quindi che sia necessario fare chiarezza su molti aspetti della gestione di questa emergenza, a partire da quella sanitaria fino ad un uso smodato di decreti poco chiari, malamente applicati e al limite della costituzionalità. Ringrazio Cristian e Luca che hanno dato la possibilità anche a noi di Associazione Partite IVA Insieme per Cambiare, che vorrei ricordare è un'associazione nata da imprenditori a livello nazionale, da tanti piccoli imprenditori che circa un anno fa hanno deciso di voler cambiare, cercare di cambiare qualcosa. Io sono cresciuto a Reggio Emilia, quindi ho pensato che era giusto venire qua ad appoggiare questa manifestazione, essendo io imprenditore rappresentando tutte le categorie, artigiani, partite IVA, professionisti. Per noi questi sono giorni di tensione, di paura, di rabbia. Veniamo dall'incertezza, da un disagio economico. Abbiamo paura a programmare anche il nostro lavoro. Siamo nell'impossibilità di vedere prospettive. Sapete tutti quanti che per un imprenditore non avere sogni, non avere prospettive, è impossibile far lavoro, è impossibile organizzarsi. Come puoi organizzarti se non sai se domani sarai aperto? Noi non siamo negazionisti, sappiamo benissimo, parecchi di noi hanno avuto perdite, sappiamo che il Covid è infettivo e causa malanni, morte a volte, in piccole percentuali ma causa anche morti. Però occorre, sappiamo anche benissimo che purtroppo c'è un malessere ancora peggiore. Un malessere che tutti noi abbiamo paura in questo momento di vivere. Un malessere che fa ancora più paura del Covid, che è la miseria. Quando fate chiudere un'attività, avete il dovere morale, legale, di aiutarla, di proteggerla. E invece voi cosa fate? Ci fate chiudere, continuate con le cartelle, continuate con i debiti, continua perché le bollette arrivano, anzi le avete anche aumentate del 15%. E questo è il ringraziamento. Però ora ci danno il ristoro. 100%, 200%, 300%, 400%. 400% per zero o per una miseria, rimane una miseria!